In ogni posto di Milano c'è una bellezza che è ancora da scoprire. Passeggiando in galleria, un giorno mi accorsi che c'era un cartello, affittasi, e alla fine venne fuori l'idea di fare un 7 stelle. Man mano che la costruzione dell'albergo continuava, le mie preoccupazioni spesso e volentieri mi rabbuiavano. Andavo in galleria e un giorno la galleria mi parlò e mi disse: la gente non giudicherà te, la gente giudicherà me e io sono bellissima. A questo punto mi capitò di salire sui tetti della galleria, ma mi resi conto che c'era una parte completamente sconosciuta ai più, assolutamente bellissima, un terzo passaggio, una terza via, che era quella sui tetti. A un certo punto ho pensato che fosse giusto e corretto che anche altri avessero l'opportunità di vedere questa bellezza, e per cui incominciò un percorso nel quale proposi a tutte le autorità che si occupano di questo argomento di poter aprire una passerella e quindi restaurarla, quella originale del Mengoni, in modo che fosse accessibile a tutti quanti. Milano, secondo me, è una metropoli dove si incontrano moltissime tipologie di persone, religioni, arte, cultura, eccetera, e nello stesso tempo tutte queste culture si fondono creando una nuova tipologia di persone che io chiamerei milanese. Ho avuto modo di scoprire moltissimi luoghi che hanno tante cose nascoste da raccontare. Milano è piena di questi posti. Milano è una scoperta continua. Mi chiamo Alessandro Rosso e mi sono innamorato della Galleria Vittorio Emanuele.